percorso di avvicinamento ad una riforma attesa da anni, la provincia di Napoli, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti, la Fondazione Internazionale per gli Studi Superiori di Architettura, ha organizzato un ciclo di incontri sulle migliori esperienze maturate in Europa in materia di aree metropolitane rappresentative di realtà diverse tra di loro e di grande valore. Dopo Torino, Venezia, Copenaghen e Berlino, questa mattina nella sala consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova si è discusso dello sviluppo urbanistico di Barcellona come esempio virtuoso di città metropolitana. Obiettivo dell'iniziativa è proseguire il confronto per giungere ad orientamenti condivisi su vari aspetti delle complesse tematiche da osservare. All'incontro, i cui lavori sono stati introdotti dal Presidente della Fondazione Internazionale Studi Superiori di Architettura, Uberto Siola, sono intervenuti il Presidente della Provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, Joan Carles García Cañizares, deputato di Presidenza della Provincia di Barcellona, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Luigi Vinci, il Consigliere dell'Ordine degli Architetti, Professor Vincenzo Meo, moderatore dei lavori, Manlio Marano, Consigliere Provinciale. Presidente Pentangelo, nuovo appuntamento stamattina con Barcellona in quel percorso di avvicinamento alla città metropolitana. Dopo Berlino, Torino, altre realtà importanti europee, eccoci con la capitale della Catalogna. Sì, a me fa piacere che questo circolo che abbiamo avuto di contatti diciamo all'interno dell'Europa, anche se limitato, sarebbe stato bello poter incontrare un numero maggiore di città, però gli impegni istituzionali di tutti sono tali che c'è difficoltà nell'organizzare tutto ciò, si concluda idealmente, speriamo ci siano altri incontri con Barcellona. Barcellona è la città che più spesso io ho citato quando anelavo, desideravo una città metropolitana. Il mio desiderio come paragone è quello che ho scritto, in quello che ho detto, era sempre Barcellona. Ma e perché questo? Barcellona è la città che forse in Europa più in maniera quantitativa, massiccia e qualitativa ha dato l'idea vera di un'area metropolitana. Ha ripreso i suoi territori, li ha ripresi non partendo dalla città ma partendo dalla sua cintura. Partendo dalla cintura, man mano, diciamo, come con ideali cerchi concentrici, è arrivata poi al cuore della città stessa. Con ciò facendo beneficiare di questi effetti quell'area che non va è l'area sottoposta più a disagio, che è l'area che è a 20, a 30 km dalla città stessa e che quindi ha la difficoltà del paese che è lontano dal polo attrattivo, con tutti i suoi disagi per raggiungerlo, disagi di trasporto, disagi urbanistici anche essi stessi. Quindi Barcellona rappresenta un esempio compiuto e come sempre nella vita non si deve aver timore di seguire chi ha fatto bene. Noi da tempo stiamo dicendo che non ci piace il fatto che, senza entrare nel dettaglio, anzi ritenendole tutte persone stimatissime, che i 10 sindaci delle città capoluogo possono essere capo di un'area metropolitana così d'amblè per un compito riconosciutogli dalla legge. In un momento di dibattito forte, in un'Italia che vede profonde divisioni all'interno degli stessi partiti, con un dibattito riguardo ad una legge elettorale che penso appassioni tutti, non ci sarà un italiano che dica di preferire il sistema della nomina e del ritrovarci poi il parlamentare, il rappresentante locale che non si conosce ma è piazzato lì da un partito. Proprio in questo momento noi invece che cosa facciamo? Per quella che è un ente storico quale la provincia di Napoli o le province di tutta Italia, ci riapprestiamo a dare un sistema che d'altra parte vogliamo cancellare. Mi sembra se non altro bizzarro, mi sorprende e sostanzialmente non mi piace, per questo lottando con tutte le mie forze. Buongiorno, e non parlo italiano ma arrivo agli altri. Il deputato di Presidenza della provincia di Barcellona, Joan Carles García Cañizares, nel suo intervento ha ricordato come Barcellona e Napoli siano due province sorelle, con una storia comune che risale ai secoli di contatti e di relazioni in cui il Mediterraneo è stato lo scenario comune. Un rapporto fatto di cultura doppia, la nostra lingua, i nostri costumi, le nostre tradizioni, segni di identità che rendono i nostri cammini paralleli. Negli ultimi secoli, ha aggiunto Cañizares, c'è stato un processo di decentramento dei poteri amministrativi che ora è minacciato, soprattutto in alcuni paesi dell'Europa meridionale, da poteri e tendenze centralizzatrici. Questo non è un problema amministrativo, ma democratico, perché solo un governo decentrato può garantire ai cittadini un rapporto più diretto con le istituzioni. La provincia di Barcellona è la più importante della Spagna, anche più importante della capitale Madrid, che non ha province. L'attività principale della provincia di Barcellona, ha detto ancora Cañizares, è fare in modo che non ci siano differenze fra gli abitanti di Barcellona e quello del comune più piccolo della provincia catalana, coordinando i servizi comunali, l'assistenza legale e la cooperazione, fare cose che altrimenti i comuni non riuscirebbero a fare. Consigliere Marano, uno degli artefici di questo incontro di stamattina con la realtà di Barcellona in prospettiva area metropolitana. Sì, l'incontro di oggi nasce non solo nel solco degli incontri tenutisi qui in provincia sulla città metropolitana, ma anche nel solco del Forum delle Culture che sarà inaugurato
inaugurato oggi al Teatro San Carlo alle ore 18. È interessante scoprire come l'area metropolitana di Barcellona ha avuto uno sviluppo urbanistico, soprattutto negli ultimi 30 anni, che non appare in nessun'altra realtà metropolitana comparabile in Europa. Quindi oggi effettueremo uno studio per verificare se ci sono le possibilità per l'area metropolitana di Napoli di avere uno sviluppo almeno comparabile a quello che è stato lo sviluppo urbanistico di Barcellona. Unica speranza per una realtà metropolitana ormai non all'altezza delle aspettative dei propri cittadini. È possibile immaginare anche una collaborazione, visto che lei ha parlato di Forum delle Culture con Barcellona in altri settori, oltre che questo confronto stamattina sull'urbanistica? Assolutamente sì, infatti il vicepresidente di Barcellona è anche titolare della delega per la cultura della provincia di Barcellona ed è incantato da Napoli e è disponibile a collaborare per il futuro con riguardo ad iniziative riguardanti appunto il tema della cultura. Barcellona è all'ottavo posto in Europa nel numero degli alberghi. Tra le molte analogie tra Napoli e Barcellona, l'ha detto ancora Cañizares, sarebbe utile fare del turismo una forza economica della città. Ciò dipende esclusivamente dalla volontà dei politici e dei cittadini.